pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. C'entra il cinema con la musica? Beh, sembra una domanda scontata, anche se altrettanto scontato che spesso i due mondi artistici vadano o siano andati a braccetto. Ancora una volta accade, questa volta c'entrato la mostra del cinema di Venezia. Ebbene sì, perché una grande band come il Led Zeppelin ha ottenuto l'omaggio di una grande kermesse cinematografica. Il mio obiettivo era quello di realizzare un documentario che sembrasse un musical, aveva infatti spiegato il regista Bernard McMahon, che ha dedicato al gruppo dei Led Zeppelin un docufilm da proiettare proprio in laguna. Ho voluto intrecciare le quattro storie dei componenti della band prima e dopo la fondazione del gruppo, aveva spiegato ancora l'autore di Becoming Led Zeppelin, dopo che il regista McMahon dell'American Epic aveva annunciato il titolo del documentary, appunto Becoming Led Zeppelin. Era infatti arrivata la conferma della presentazione in anteprima fuori concorso alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. È un film che nessuno pensava fosse possibile girare, ha detto McMahon. L'incredibile ascesa al successo del gruppo è stata veloce e virtualmente mai documentata. Becoming Led Zeppelin svela infatti il percorso individuale dei quattro componenti della celebre band attraverso la scena musicale degli anni 60, dunque dagli inizi, quando suonavano le hit dell'epoca in piccoli club inglesi, fino al loro incontro nell'estate del 1968 per una esibizione che poi cambierà per sempre le loro vite. Le storie dei quattro musicisti diventano presto ovviamente una sola, perché il gruppo si avvia a conquistare gli Stati Uniti in una corsa inarrestabile che poi ha avuto il suo apice nel 1970, quando sono diventati ufficialmente la più grande rock band del mondo. Con Becoming Led Zeppelin il mio obiettivo era quello di realizzare un documentario che sembrasse un musical, aveva appunto spiegato McMahon, come anticipato, a proposito della storia della band raccontata attraverso l'uso della musica e delle immagini, in modo da contestualizzare poi il sound nei vari luoghi dove era stato creato e nelle situazioni che l'avevano ispirato. Ho utilizzato solo pellicole e negative originali, con oltre 70.000 fotogrammi di repertorio restaurati manualmente, nonché sequenze di fantasia ispirate a Singing in the Rain, dove momenti inediti di esibizioni dal vivo si sovrappongono a immagini di manifesti, biglietti, viaggi, volendo ricreare quel senso di frenesia che ha segnato proprio quella fase della loro carriera, spiegato il regista. E allora come ricordare anche noi Led Zeppelin se non con un loro grande successo? Beh, abbiamo scelto un album e una canzone di metà degli anni 70 e dunque di un periodo di enorme fama e popolarità. Nel 1974, infatti, il gruppo ha fondato un'etichetta discografica, la Swan Song Records, utilizzandola non soltanto come veicolo per promuovere i propri dischi, ma anche per lanciare nuovi e vecchi artisti, come per esempio Maggie Bell, i Detective, Dave Edmunds e molti molti altri. Ebbene, nel 75 uscì proprio per la loro etichetta anche Physical Graffiti, il loro primo album doppio, che comprendeva brani registrati negli ultimi tre anni ma non inclusi nei dischi precedenti, insieme anche a nuove incisioni. Il gruppo dimostrò ancora una volta di poter spaziare su generi musicali differenti, come ad esempio Ten Years Gone oppure l'acustica Black Country Woman. L'enorme successo riscosso dall'album, che arrivò in prima posizione nelle classifiche britanniche e statunitensi, insieme al clamore che suscitò presso il pubblico, ebbero l'effetto di galvanizzare ovviamente la band e anche di aumentare la loro reputazione. Nonostante i record di vendita già realizzati con lavori precedenti, infatti, contestualmente all'uscita del nuovo album, tutti i precedenti dischi dei Led Zeppelin rientrarono contemporaneamente nella classifica dei 200
100 album più venduti, fatto mai verificatosi prima nella storia del rock and roll. E allora torniamo proprio a Ten Years Gone, originariamente intesa come una traccia strumentale. Per la costruzione della melodia di chitarra va detto che Jimmy Page utilizzò qualcosa come 14 tracce sovraincise. Robert Plant invece successivamente aggiunse il testo, che racconta della propria vicenda sentimentale con una ragazza di 10 anni, che 10 anni prima lo intimò di scegliere fra lei o la musica, e lo stesso Plant spiegò poi la vicenda in una nota intervista del 1975. A noi piace invece riproporvi proprio questa canzone.